Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Wiko Highway, confezione davvero molto elegante, andiamo a vedere che cosa contiene. Andiamo quindi ad estrarre la fascia di cartone che avvolge questa scatola per scoprire come la confezione sia interamente col posteriore in metallo e con il frontale in plastica fumé trasparente scura. Il frontale è comunque interamente occupato dal terminale che andiamo a rimuovere e che riprenderemo più tardi. Rimuoviamo anche questa copertura di plastica secondaria che va a coprire gli accessori. Accessori che vedono l'auricolare con cavo piatto anti-ingarbugliamento di qualità che sembra davvero elevata, comunque sia è davvero bello a vedersi. E bello è anche il cavo dati che è piatto anch'esso, come potete vedere. Qui i gommini per l'adattamento ai padiglioni auricolari. E guardate, vi sono anche tanti adattatori per tutti i formati di SIM attualmente sul mercato e la spilla per estrarre le due micro SIM, in quanto questo è un terminale dual SIM. Qua la manualistica rapida e qua in basso c'è il caricatore da parete con plug USB condiviso. Nella scatola non c'è nient'altro, ma riprendendo in mano il terminale qui possiamo vedere come preapplicata c'è una cover in plastica rigida, forse non proprio bella a vedersi, ma che comunque non va a modificare più di tanto le dimensioni generali dello smartphone. E, dimensioni che sono comunque importanti perché sono 144 mm x 70 mm per solo 7.7 di spessore. Però intanto io adesso la rimuovo di nuovo questa cover perché vi parlo di materiali nobili che vedono un vetro sul frontale, un vetro sul posteriore che come vedete patisce un pochino le ditate come tutti i vetri, e un bordo, scusate, di alluminio che corre tutto intorno allo smartphone. Facciamo una piccola disamina dei lati. Qui sul lato sinistro il primo dei due sportellini per la micro SIM, sul lato destro il secondo sportellino per la seconda micro SIM, tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco e il bilanciere del volume. E sul lato inferiore troviamo la presa micro USB, la griglia per l'altoparlante di sistema e il microfono principale. Lato superiore che vede il jack da 3,5 per le cuffie. Parliamo di frontale, il frontale invece vede la camera da ben 8 megapixel e la capsula auricolare, qua sotto sensore di luminosità prossimità e un piccolo LED di stato. Posteriormente andiamo a ruotare, la camera principale da ben 16 megapixel con il flash LED e la scritta Wiko qui sul vetro posteriore. Parliamo ora di processore che equipaggia questo smartphone. Intanto vado ad accenderlo e vi dico, che non ho detto prima, il peso, che è di 154 grammi. Dicevo, il processore che equipaggia questo smartphone è un MediaTek Octa-Core MT6592 da 2 GHz con anche 2 GB di RAM. Il display è un'unità da 5 pollici Full HD da 441 ppi. Le altre dotazioni sono il wifi dual band, il bluetooth 4.0, accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità come detto, prossimità e bussola digitale. La parte radio vede un modulo 4 bande GSM e un modulo HSPA Plus. E quindi materiali buoni per una scheda tecnica davvero completa. Non vediamo l'ora di vedere come funzionerà nella recensione. Per questo unboxing è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.